L'accetta non è proprio lo strumento ideale per procedere con l'abbattimento di un albero. In effetti, nelle attività boschive si utilizzano delle seghe particolari o comunque si utilizzano delle asce con una massa battente estremamente pesante per effettuare dei tagli di invito per l'abbattimento degli alberi. Però se io dovessi tagliare dei tronchi abbattuti già secchi, utilizzando l'accetta mi occorrerebbe uno sforzo veramente notevole. Non so se voi avete mai provato, ma se il taglio di un tronco, anche di diametro non eccessivamente rilevante, con l'accetta comporta comunque un lavoro molto lungo. Il luogo delle accette come strumento, scout, bushcraft, chiamiamolo come vogliamo, è meglio ricorrere alle seghe. Seghe possono essere seghe a telaio, ad arco, oppure la classica sega a serramanico. Allora, questa sega a serramanico non è di marca, però ha una capacità di taglio impressionante. Taglia qualunque tipo di legno come se fosse burro. E si vede, è molto utilizzata. È la mia, diciamo, compagna nella mia sacca Bushcraft, nella mia Harvest Sack, che poi vi farò vedere in un prossimo filmato, sempre di questa serie sulle attrezzature Bushcraft. Questa ha praticamente una doppia fila di denti che presentano la lama. Quindi in entrambe le direzioni di utilizzo di questo tipo di lama. Quindi posso, questa sega qui praticamente taglia nelle due direzioni, sia in trazione che in spinta, e la rende uno strumento estremamente efficiente. Anche qui, solito discorso della manutenzione, va pulita molto bene perché tendenzialmente i residui di resina o di legno, se sono un po' umidi, tendono a rovinare leggermente il metallo. Chiaramente, se voi acquistate una sega di questo tipo, di questo modello di marca con acciai svedesi, la sua durata sicuramente rischia di essere illimitata e quindi di sopravvivere anche la vostra stessa esistenza. Una debolezza di questo tipo di oggetto è il bullone di ritenuta o di perno su cui ruota la lama. E tende a svitarsi, quindi appena l'acquistate controllate bene che sia molto ben saldo e dopo ogni utilizzo verificate con un cacciavite se non si sia smollato. Altra cosa da tenere in considerazione: se ne trovate una che abbia un pulsante di svincolo in metallo è meglio, perché questi tipi di pulsanti di plastica tendono a rovinarsi leggermente con l'utilizzo della lama. Lo potete vedere che ha assunto un colore più bianco dove c'è il perno, perché una volta mi è rimasta incastrata la lama e sforzando leggermente ho sentito che stava insistendo un po' troppo sul perno di blocco e ho rischiato di romperlo. Quindi se ne trovate una con un pulsante metallico è meglio dal mio punto di vista. Comunque, questa va benissimo per piccoli tagli, il cui diametro del tronco non superi i 2/3 della lunghezza massima utile della lama. È inutile mettersi a tagliare tronchi più grossi perché si fa una fatica bestiale e non si ottiene assolutamente il risultato voluto o sperato. Questo oggetto sta tranquillamente in una sacca, ma può stare anche tranquillamente all'interno della tasca di una giacca o nelle tasche laterali dei pantaloni. Sarebbe meglio corredarla quando la si trasporta di un lacciuolo di sicurezza, giusto per evitare che cadendo, magari camminando, cada e vada persa. Per lavori più pesanti si utilizzano le seghe ad arco con delle lame particolari e adesso andiamo a vedere questo tipo di lama e questo tipo di seghe. La sega telaio ha una struttura di legno che rappresenta il telaio in cui è fissata la lama.
Il telaio è praticamente costituito da tre listini di legno che sono intersecati in maniera da formare una lettera H, come si vede da questo vecchissimo modello che apparteneva a mio nonno, che ho tenuto semplicemente per mostrarlo ai ragazzi a scopo didattico. E ormai non ha più nessun utilizzo possibile, anche perché è rotto. Allora, i due listelli laterali sono detti montanti, mentre la barra, questa, è detta traversa. Allora, ad un lato dei due montanti è fissata una lama, come si può vedere, e mentre dall'altro, in origine, era fissata una corda di canapa che serviva per regolare la tensione della lama. La tensione veniva fornita avvicinando i capi liberi dei montanti attorcigliando la corda di canapa che era chiusa su se stessa e passata tra le estremità libere di un listello, che in questo caso il listello non c'è più ed è stato sostituito già all'epoca che fu da un semplice pezzo metallico. Allora, il listello originale che c'era prima è definito nottola in termine tecnico. Quindi un capo della nottola passato all'interno della corda chiusa viene fatto ruotare in questo modo finché non vengono posti in tensione i due montanti. Quando la lama ha raggiunto la tensione giusta, la nottola viene bloccata passando il capo libero al di sotto del traverso, quindi o da una parte o dall'altra del traverso in funzione di qual è il senso di rotazione della canapa, in questo caso qua del metallo che ha sostituito la canapa. La sega è quindi pronta per essere utilizzata e l'impugnatura è fornita da uno dei due montanti, quindi si prende, si impugna e si utilizza per tagliare il legno. Nelle seghe a telaio di buona fattura, come era questa quando è stata costruita un secolo fa almeno, e le lame sono bloccate al telaio con due appositi innesti denominati caviglie. Le caviglie sono orientabili, come si può vedere, ruotano e permettono di cambiare l'inclinazione della lama per effettuare tagli a varie inclinazioni. Nella sega d'arco, invece, di più recente realizzazione rispetto a quella telaio, che ha una storia di circa 2000 anni, ci sono meno sofismi, cioè la tensione è fornita banalmente dall'elasticità del metallo di cui è composto l'attrezzo, e comunque non tutti i modelli permettono di orientare la lama, ad esempio questo non lo può fare. Allora, a scapito della tradizione, io utilizzo solo questo modello di sega ad arco quando devo effettuare lavori pesanti di taglio. Allora, perché ho parlato di sega a telaio? Beh, banale, nella remota ipotesi che questa ad arco dovesse rompersi, posso sempre costruirmi al volo una sega a telaio e utilizzare la lama, perché i fori di fissaggio di cui è fornito questo tipo di lama permetteranno di fissarla con una coppia di caviglie realizzate lì per lì una volta che posso, che io mi sia costruito un telaio per poterci piazzare la mia lama. Però vedremo in un prossimo filmato come questo sia possibile in pieno campo, non oggi perché non è argomento di questo video. La lama degli attrezzi deve essere sempre di qualità e realizzata in acciaio temperato. Comprate solo il meglio che possiate permettervi, meglio se le lame sono realizzate con acciai svedesi. Costano qualche euro in più, questo è pacifico, ma se trattate bene vi dureranno una vita. Sempre rimanendo sul discorso lame, io suggerisco di avere con sé una lama gemella di scorta, perché il peso è veramente ridicolo, ma l'utilità è immensa. E la lunghezza media che suggerisco delle lame è di circa 70 cm. Se dovete usare lunghezze minori conviene prendere in considerazione una sega a serramanico. Se invece vi servono lunghezze decisamente maggiori, vuol dire che l'attività che desiderate intraprendere è fuori dai contenuti di questo video. Questo modello che vi mostro è una lama da 30 pollici, quindi sono 760 mm, è acciaio svedese e ha circa 20 anni. È praticamente indistruttibile. La sua struttura consente di procedere velocemente nei tagli, e questa è l'unica caratteristica che cerco in questo genere di attrezzo. Se cerco la precisione mi affido ad altro, ma anche qui la precisione non è materia che tratto in questo specifico filmato.
Quindi sia nella sega telaio sia che in quella d'arco le lame possono, sono di sempre, comunque di facile sostituzione, ed è comunque meglio tenerle in tensione solo per il tempo di utilizzo. Ad esempio in questo modello qui, per sostituirla è molto semplice, c'è una sicura, un rivettino e si sgancia la lama. La inserisco, chiudo il rivetto di sicurezza, chiudo il rivettino e la blocco. Personalmente non mi va di sciorinare una mia presunta cultura sulle lame e via discorrendo. Io mi limito semplicemente a dire che questo modello presenta una classica dentatura americana per legno ed è l'unico modello che io utilizzo nel bosco. I triangoli isosceli che vedete hanno una filatura su entrambi i lati. Poi ogni 3 o 4 denti la lama prevede una sorta di doppio arco e su cui si affaccia un dente biforcuto con le punte ricurve. Penso che in alta definizione si riesca a vedere abbastanza bene ciò che sto dicendo. Sto inquadrando in questo momento, si dovrebbero vedere le due anse, i denti ricurvi e i vari triangoli isosceli con le lame presenti su entrambi i lati. Ho questo modello, che è quello che prediligo, ho detto, perché è idoneo per tutti i tipi di legno ed è eccezionale anche in caso di legno verde. Cos'altro si può dire delle lame? Vediamo se riesco a farvi vedere quella che viene definita la stradatura. Allora, la stradatura è tecnicamente la larghezza del solco che la lama incide nel legno ed è dovuta all'inclinazione alternata a destra e a sinistra dei denti rispetto all'asse. In termini tecnici questa simmetria è detta allicciatura. Qui l'allicciatura è possibile vederla come un contrasto che si ha rispetto al colore rosso del manico, quindi noterete che c'è una variazione di colore sul profilo di lama ed è dovuta all'inclinazione che hanno i vari denti a destra e a sinistra. E più è l'allicciatura, quindi l'inclinazione è marcata, minore sarà l'attrito della lama contro il legno durante il taglio, e questo va a scapito della precisione del taglio stesso. Va da sé che se ho una lama con una stradatura notevole, beh, avrò la possibilità di segare spessori notevoli con minore fatica, laddove la precisione comunque sarà l'ultimo dei miei problemi. La sega telaio o quella d'arco permettono di portare rapidamente a termine il lavoro di taglio grazie alla lunghezza della lama e alla velocità con cui è possibile sostituirla. Queste caratteristiche mi assicurano che con un solo attrezzo io possa effettuare tagli in senso traverso la venatura del legno e quindi realizzare pezzi a misura, incastri, tenoni e mortase, effettuare smussi o comunque semplici tagli su misura. C'è da dire che le lame ad aperture larghe, ossia con denti spaziati, come quella dentatura americana, sono adatte a tagliare legni più teneri come pioppo, abete o frassino, mentre lame con dentatura serrata, come possono essere queste qua ad esempio, sono adatte per legni più resistenti. Allora, è fondamentale per la durata di una sega telaio ridurre la tensione della lama subito dopo il suo utilizzo. Se le lame perdono la filatura, queste possono essere ripristinate con l'uso di una lima a triangolo a taglio dolce di dimensione adeguata. Mi assicurano che esistono in commercio lame che non richiedono affilatura, ma per questo è meglio che vi facciate consigliare da un buon ferramenta. Io sinceramente queste lame non le conosco. Questo è uno strumento noto con il termine tecnico di piana. È usato per scortecciare, per portare a misura i travi, i manici per accette, le doghe per le botti, ma anche per lavori molto più accurati, tant'è che a Venezia ho visto personalmente un artigiano tornire a mano uno scalmo per gondola molto complesso. Ma i miei nonni la usavano normalmente per creare utensili e suppellettili domestiche. La piana è spesso detta coltello da petto ed è formata da una lama rigida, dritta o leggermente ricurva come questo modello qua, affilata lungo il bordo inferiore, e alle due estremità il metallo è piegato a 90 gradi ed è assottigliato e leggermente rastremato in modo che le parti si possano inserire dentro due pomoli di legno
di forma cilindrica oppure arrotondata come questo qua che ho in mano. Si chiama coltello da petto perché in genere si tira verso il petto mentre si effettua una pressione sul legno che si intende lavorare. Qualora debba effettuare dei lunghi turni estivi nei boschi di proprietà della famiglia oppure rimanere per più giorni con i gruppi in campeggio, anche questo strumento entra diritto a far parte dell'attrezzatura bushcraft o scout o da campo, come spesso io amo definirla più propriamente. Taglio, intaglio, intarsio e foratura. Sul campo a volte è necessario effettuare delle forature. Qualcuno, non so se qualcuno avrà provato con un coltello a creare un buco all'interno di un tronco, non è decisamente facile. Allora, in genere noi negli scout utilizzavamo delle trivelline di questo modello qua o anche un po' più sofisticate, un po' più grosse, di cui purtroppo io non ho più dei modelli perché li aveva mio padre, ma non li ho più ritrovati. Questo ha un diametro di 10 mm e già permette di effettuare notevoli lavori. Lavori di foratura possono essere utili anche nella realizzazione di tenoni mortase quando ho bisogno di effettuare degli scavi all'interno del legno perché era degli incastri. Io posso effettuare una serie di forature parallele e poi procedere con altri strumenti di intaglio, come potrebbe essere ad esempio una piccola sgorbia che mi porto sempre dietro e che mi permette di proseguire con lo scavo e creare la mia feritoia per l'incastro. Le sgorbie sono anche degli attrezzi molto utili per effettuare dei piccoli lavori di intaglio per creare degli attrezzi e degli strumenti utilizzabili in cucina, come potrebbero essere delle spatole, dei cucchiai e perché no, anche delle piccole forchette. L'ultimo arrivato in famiglia è un coltello ad uncino a doppio lama. Ne ho scelto una doppia lama perché io sono ambidestro, quindi opero sia con la destra che con la sinistra, così non ho bisogno di due attrezzi complementari. Questo ovviamente serve principalmente per scavare, quindi per realizzare le classiche coppette o i cucchiai o le spatole, ma volendo io lo posso utilizzare anche semplicemente come uno strumento per rifinire degli oggetti. Nessuno mi impedisce di usarlo anche in luogo di un coltello. Uno strumento spesso mistrattato e a cui pochi pensano è una lima da legno. Questo è un modello di lima definito lima bastarda, cioè che ha una grana estremamente grossa e permette di effettuare lavori di smussatura non eccessivamente fini. Però per i lavori all'interno di un bosco o per un'attività classica tipica di un campo base, questo strumento è eccezionale, permette effettivamente di operare molto rapidamente, molto più velocemente del dorso di una lama, di un coltello tradizionale da campo, per raggiungere dei livelli di perfezione degli utensili che andiamo a realizzare in modo estremamente rapido. E questo ha un peso ridicolo, sono 150 grammi di oggetto, quindi non è molto. La lunghezza, come potete vedere, non è eccessiva. Un palmo e quattro dita, no, della mia mano. Io non, sono un uomo di taglia media, non ho una mano enorme. Quindi effettivamente è un oggetto il cui trasporto è sicuramente da considerare. Tutto il discorso che ho fatto sino adesso sulla strumentazione Bush Scout ovviamente deve tenere in considerazione il peso complessivo degli oggetti che ci possiamo portare dietro e, mi ripeto ancora una volta, il contesto del loro utilizzo. Concetto di scalabilità di conseguenza. Tutto
Lo ribadisco concetto perché molta gente, guardando in modo estremamente superficiale i filmati che produco, esordisce col dire: ah, ma questa attrezzatura ti basta per 10 secoli, ah, ma l'attrezzatura da montagna ti basta per scalare l'Everest. Io chiedo sempre cortesemente di guardare sino in fondo il video, non perché chieda dei consensi, perché sapete benissimo che io non monetizzo, non chiedo like e via discorrendo. Io condivido semplicemente quello che, poche cose che conosco. Però in genere, se mostro parecchia roba, non è detto che me la porti tutta quanta dietro. Così non mi, come non mi porto 12 kg di attrezzatura quando vado in montagna, se devo farmi un trekking, ma me la porto se devo scalare una montagna e rischio magari di non potermene tornare a casa. Così non mi porto dietro tutta questa attrezzatura, ovviamente, per un giorno di gita o per un'uscita tranquilla in un bosco. La utilizzo se devo andare a operare per una settimana nella campagna di mia madre, in cui avrò sicuramente una vagonata di lavori da fare. Sono decisamente fuori dal mondo perché siamo in quota, siamo lontani dai centri abitati e ho bisogno della mia attrezzatura per poter operare in modo tranquillo senza dovermi affannare. Bene, direi di concludere qui questo mio primo intervento sulle attrezzature bushcraft scout tradizionali. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Se avete dei dubbi, delle perplessità, io sono aperto a una discussione democratica sull'argomento, quindi eventualmente aspetto i vostri commenti e vi do appuntamento ad un prossimo video.